dove vai? Sì. No, ma ci rivediamo, eh. Ma dove vai? Può... Ma io torno, io vado. Ma cazzo, vai? Ma ragazzi, non ma, ma ancora non posso. Ti faranno ricredere, Mara. Mara, Mara, dai! Aspetta, Mara. Ma scusa. Scusa, ha molto scusa, paura, ma scusa. Dove vai però? Ma dove cazzo vi pare? No. Promettici che guarderai l'esibizione comunque. Sì, la guarderò in televisione da casa mia. Ah, vabbè, vabbè. No. Mamma mia, che divano. Ma cosa c'è? Possono entrare le teche? Sì, 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 sì. È la prima volta che perdiamo un giudice, eh? Sì. Ma mi fanno impressione, ma... Ma dove è andata Mara? Senti. Mara, stai guardando? No! Dov'è? Guarda! Mamma mia! Allora, Mara... Oh. Aspetta, Mara, intanto facciamo iniziare la performance o quello che... la spiegazione. Performance. Giusto, Mara, li vuoi lanciare tu? Sì, viva i serpenti. Vogliamo incominciare? Prego. Allora, ora vi presenteremo Eva, che è un boa constrictor imperator. Mamma mia, è che schiaffo! Di 10 anni e pesa all'incirca 10 kg. Ah wow, fa un chilo all'anno. Allora, con questo animale vorrei sfatare alcune leggende popolari che dicono che i serpenti sono viscidi. Assolutamente falso. Infatti, se qualche giudice vuole salire sul palco per accarezzarlo, avere dimostrazione. Bravissimo. Mara, secondo te faccio bene? No, faccio bene a toccarlo, Mara? No, no, infatti, Ciccio. Stai lì con il serpente e non rompere i maroni. Non vengo, te lo giuro. Sto dicendo, posso toccarlo, no, secondo te? No, povera be... Ma no, non è viscido per niente, è freddo. Perché... Ah, non è... È poltrona. No. Mamma mia, ma mozzica? No, assolutamente no. Sono animali tranquilli perché sono abituati a contatto. E possono accarezzare in testa? Certo. Non fa niente, no? No, assolutamente. Buonasera. Madonna, non è viscido per niente. Una pelle fantastica. Sembra di mettere le mani in tasca. Che senso quel movimento che ha. Lei è Ada? Si chiama Ada, Mara, questo. Sì. Oh, mamma mia. È bianca, beh. È un pitone moluro albino. Mamma mia, pesante. Ha 13 quella. Anni e pesa all'incirca? 13 kg. 45 kg. Madonna, 45. Wow. Mara, questo fa 45 kg. Allora, non badate alla sua potenza. È un animale docilissimo. Sì. È tranquillissimo. Basta solo conoscere questo tipo di animali. Che bello. Cosa mangia? Mangia un po' di tutto. Tipo? Coscia e sovraccoscia di tacchino. A mangia carne? Pantegane. Pantegane. Per forza, galline. Mara, come ti sembrava Ada? Eh? Come ti sembrava questo bianco? Ada si chiama. Poerirbo. E adesso l'ultimo. Lei si chiama Awana. Sono 7 anni che vive con me. Ormai siamo talmente in simbiosi con questo animale che se prova ad accarezzarla con dolcezza... Sorride. Si addormenta tra le mani. Ah. Tipo cagnolino. Ma lei mi fa meno impressione. Mara, questa la vuoi accarezzare? No. Ok. Ci proviamo, Mara. Ci vogliamo dai, provare? Dai, l'iguana sì, Mara. Dai, no, l'iguana. No, no, ma no, rompete le balle. Ok, è bello che apre la tenda. Per io le ammiro, Mara. No, Mara non vuole, Mara non vuole, ha paura. Ma a me grazie. Ok. Grazie. Grazie mille. Va bene, quindi questo era l'ultimo animale che ci avete presentato. Esatto. Facciamo un applauso. Grazie. Queste cose servono a esorcizzare la paura per i serpenti dimostrando che sono docili. Io lo metto così. Se riuscite a fare Mara toccare un serpente, no! Io ti do un sì. Mara, ti prego. Mara, ti prego.
No, no, ditemi voi perché devo soffrire per farvi divertire, ma non andate a ranare. Devi soffrire assolutamente. No, io so che il serpente è freddo ma non è viscido, ma però non mi sento di toccarlo, mi fa venire i brividi. Votiamo. Siete simpatici, trattate gli animali in maniera giusta, ma non è un talento, allora per me no. Grazie lo stesso. Fede? Li trattate bene? Li tratterete sempre bene, vero? Certo, certo. Allora per me è un sì. Grazie. Secondo me è stata una bella dimostrazione, quello che doveva accadere secondo me è accaduto, per me un no. Grazie lo stesso. Vuoi sederti di nuovo qui, Mara? Come? Sembri tipo la maschera al cinema. No, mettiti di là, chiudi la tenda e puoi dare il tuo giudizio da lì. Allora, io rispetto a loro che li curano, li accudiscono, cioè il fatto che io abbia un timore non significa nulla. Però vi do un sì, perché siete stati bravi. Grazie. Bello. Grazie. Brava Mara. Brava Mara, sportiva. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille delle spiegazioni. Serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Dai Mara, vieni a sederti, sono lì lontano. Ho visto, per quello che sto tornando con cautela. Non so se l'avrei toccato, cioè se me l'avesse chiesto.